I bresciani Stefano Albertini e Danilo Fappani vincono il 36esimo Rally Trofeo AC Cumo su Ford Fiesta URC. Al secondo posto Marco Signor e Patrick Bernardi. Terzo Sossella, navigato da Falzone, entrambi su Ford, seguiti dall'equipaggio Comasco Porro Carnielutti e da Di Palma Cobra, quinti e prima di classe R5. Nel monomarca Suzuki, Rivia vince la gara Comasco e il trofeo monomarca della casa giapponese. Stefano Albertini e Danilo Fappani su Ford URC Tamauto con la vittoria al Como confermano il dominio del campionato italiano URC 2017, gestendo da protagonisti la gara, articolata su 9 prove speciali per complessivi 117 km, tutti su asfalto tra il Triangolo Lariano, la Valle d'Intelvi e la Val Cavarnia. Sfortunata la gara di 4 equipaggi comaschi che sono stati protagonisti della scena con auto URC ma che hanno dovuto abbandonare fra la PS6 e la 7. La dea bendata non ha sorriso infatti alla famiglia Fontana. Corrado, a lungo secondo assoluto dietro Albertini, si ritira per foratura e il papà Luigi per problemi all'idroguida. Sfortuna anche per Kevin Gilardoni, fermatosi quando era settimo assoluto per noia al cambio. E stessa sorte per Stefano Baccega, in quel momento era sesto assoluto. Completo nella top 10 il bresciano Pedro al Nebutto con la Hyundai New Generation i20, a seguire il comasco Felice Re su Fiesta Etruria al settimo posto. Ottavi Roncuroni Brusadelli, secondi di classe R5. Seguono al nono i bresciani Ettore Caterina su Fiesta Promotion e al decimo il ticinese Mirko Puricelli. Applausi a scena aperta per altri vincitori di classe, Roberto Vescovi che si aggiudica la Super 1600 su Clio e undicesimo assoluto, Alex Vittalini, Citroen DS3 nella R3T, Matteo Daprà con la Skoda Fabia nella Super 2000 e Federico Bottoni con la Renault Clio nella R3C. Luca Pierotti, Peugeot 208 nella categoria R2, Oscar Mariani, Peugeot 106 nella classe N2.
Nel Suzuki Rally Cup, vittoria a Como e nella classifica finale del trofeo della casa giapponese del permesso Simone Rivia. Nella gara all'Ariana è secondo l'austano Corrado Peloso davanti a piacentino Giorgio Coni. Quest'ultimo, dopo 6 gare del monomarca, chiude al secondo posto. Al via anche in un equipaggio finlandese e uno brasiliano, rispettivamente 20° e 34° assoluto. Per chiudere, nel primo rally storico a Cicoma è Lucio De Zanche con Egle Vezzoli a trionfare, dominando dalla prima alla decima prova, secondo il bresciano Nicolas Montini, terzo il pavese Matteo Musti, tutti su Porsche 911, primo degli ariani il lecchese Marco Paccaniella su Talbo Lotus. Nel quarto rally nazionale a Cicomo, vittoria di Ivan Tenchi con Moira Lucca su Skoda che precede Riva Soldati e Bernardazzi Lubello.